Collaborazione tra università e una importante azienda del nostro paese, che a differenza di molti rapporti che esistono tra università e impresa, che sono sempre sostanzialmente settoriali o di pezzettini, ha la pretesa di prendere il sistema universitario nella sua complessità, nella sua totalità, e l'azienda in tutta la sua potenzialità di collaborazione. Perché oggi i ragazzi in realtà che cosa chiedono? Chiedono una mobilità sostenibile sia per l'ambiente che per le loro tasche e per la loro personalità, perché sono sicuramente sempre più attenti all'economia e all'ecologia, ma, e questa è una cosa fondamentale, non rinunceranno mai ad esprimere se stessi anche nel modo di utilizzo e nell'acquisto di una vettura. Oggi avviamo la seconda fase del progetto Fiat Like You. La prima si è conclusa al termine del 2012, molto molto positiva, perché in entrambe le università in cui il progetto si è sviluppato c'è stato un riscontro per noi molto soddisfacente, sia in termini di utilizzo delle vetture che di apprezzamento da parte degli studenti. Abbiamo già premiato i primi due studenti che hanno vinto le borse di studio, stiamo programmando i primi due stage in azienda per loro, i Fiat Ambassador, queste figure professionali, studenti che gestiscono le nostre flotte, anche essi hanno fatto un eccellente lavoro. Quindi non è una operazione di semplice marketing, di pubblicità, è un'operazione che noi abbiamo definito anche educativa. Abbiamo intenzione di espandere il progetto non soltanto presso altri atenei del territorio nazionale, ma anche all'estero. Siamo già in contatto con alcuni atenei in Spagna, in Turchia ed in Svizzera, proprio perché il riscontro è veramente positivo ed è giusto che Fiat sia sempre più presente presso il mondo dei giovani, e ovviamente lo facciamo con i modelli di punta della nostra gamma, quelli che abbiamo appena lanciato, la nuova Panda e la nuova 500L.